Ciao a tutti, eccomi qui pronta pronta per un nuovo video e visto che è stata la più nominata nei commenti relativi al video haul di Essence, Catrice, eccetera, eccetera, oggi andiamo a provare la palette Hint of Mint, che è appunto una delle nuove novità di Catrice, è quella con gli ombretti sul marrone e verde. È della linea Pro Slim e Catrice precedentemente ne ha fatte uscire altre con altre varianti colore e la più nuova è appunto questa qui con i verdi e è piaciuta a tante persone che hanno visto il video e che mi hanno appunto scritto e quindi ho scelto di provarla per prima. Sigla e cominciamo! E come sempre, prima di iniziare, vi chiedo di perdere un minuto e di iscrivervi al canale se non siete iscritti e attivare la campanella. Per me è davvero molto molto importante il vostro supporto, ne ho super bisogno. E soprattutto vi chiedo di lasciare un like e un commento qui sotto e di seguirmi anche sui social che trovate qui sotto nell'info box. Non ci vuole tanto tempo, però per me è davvero importante il vostro supporto. Ve lo dico sempre e a volte non così all'inizio, però davvero, come ho già detto tante volte, è importante sapere che ci siete e per me è bellissimo ricevere i vostri commenti, rispondere, eccetera. Quindi scatenatevi. Ovviamente cercherò di fare un video con più prodotti possibili di Catrice. Per quelli che non ho, cerco di aggiustare con Essence, almeno restiamo in famiglia. Ok, si parte. E la prima cosa che vado a fare è togliere la plastichina di protezione. La palette, come vedete, è tutta in cartoncino, è super slim e contiene 14 cialde dei finish diversi. C'è anche lo specchio, insomma, è molto molto carina. Adesso bisogna solo decidere con quale colore cominciare. Molto bene, è la terza volta che ricomincio con il look perché ne ho fatto uno banalotto, uno totalmente brutto. Speriamo che la terza sia la volta buona, altrimenti chiudo il canale. Ok, ricomincio con Whisper e lo sfumo sulla piega. C'è da dire che provando alcuni ombretti, ricordano delle cialdine di MAC che ho nella mia collezione. Questo, ad esempio, secondo me ricorda un po' Swiss Chocolate. Poi c'è Lagoon che assomiglia molto al pigmento Teal e Mint che assomiglia molto alla cialdina, dovrebbe chiamarsi Mind Game, solo che questo è un pochino più chiaro. Però appunto se vi piacciono quelle colorazioni sapete che questa palette al costo di un mini pigmento di MAC ha delle colorazioni simili. Faccio un allo smoky, speriamo che sia quello buono. Quindi inizio con Intuition e lo applico nella parte più esterna ed interna di palpebra. Comunque, per chi ama i marroni, questa palette è ottima perché ne ha parecchi, più di verdi. Direi che anche si stanno sfumando bene. Che sia la volta buona. Allora, Lagoon non lo voglio usare perché mi ritrovo con il look banalotto di prima. E voglio provare Charm e poi ci applico sopra Frosty, così
c'è anche un po' di verde. Questo è pazzesco. Ok, e ora vado di Frosty. Abbondo un po' in modo da dare un bel riflesso verde e come vedete vado su quasi fino alle sopracciglia. Non può mancare l'eyeliner, io applico quello nero ai Matic Deep Liner di Catrice. E giusto per smorzare un po' il super nero dell'eyeliner, vado a prendere il marrone più scuro. Non so assolutamente come si legge questo nome. Qui c'è scritto Poise, non ne ho la più pallida idea. E lo sfumo sopra la parte finale dell'eyeliner. Come primer vado ad applicare Vitamin Bomb Face Serum di Essence, che io consiglio di applicare con le mani proprio per, come dire, ottenere quell'effetto un po' appiccicoso che aiuta poi a far aggrappare bene la base. Questo è proprio appiccicoso, ma non è fastidiosa come cosa. Come fondotinta non posso che scegliere il True Skin di Catrice. Credo il mio fondo preferito, per quel che riguarda i low cost. Vado a settare leggermente la zona sotto l'occhio e il centro del viso con la Poreless di Catrice, appunto. Possiamo tornare alla palette e per la palpebra inferiore scelgo Whisper e lo vado a sfumare vicino alle ciglia. E per l'angolo interno riscelgo Charm, che mi è piaciuto tantissimo, e appunto lo applico come punto luce. Credo di non aver mai provato un mascara Catrice e non ce l'ho neanche per questo video, quindi scelgo il Define Volume di Essence. Sopracciglia e utilizzo il Soap Brows di Essence.
per definirle vado ad utilizzare i brow definer, quindi pennarelli per sopracciglia di Catrice, versione brush, ecco perché la sh, e che io ho in due colorazioni, la 030 e la 040. Inizio con quella più chiara. Comunque, ad oggi il Soap Brow di Essence è il prodotto per sopracciglia migliore che ho testato, più che altro quello che effettivamente lavora bene e rimane fisso, senza scendere o senza fare troppi disastri. Speriamo che adesso non virino troppo al verde. Anche il bronzer è di Essence della linea Hello Good Stuff. Come blush scelgo il numero 70 di Essence che si chiama Believing. Prima di terminare con le labbra vado a spruzzare un po' di spray fissante, anche questo di Essence. Ok, come rossetto scelgo quello della linea Demi Matte Lipstick, questo si chiama Forbidden Mauve. Non so se applicarci al centro un po' di gloss, questo si chiama Prisma ed è effettivamente impegnativo, però ci provo. La colorazione si chiama Dazzling Star Boy. Beh dai, carino. Quindi questo è il look terminato, in sé mi è piaciuta nonostante le difficoltà iniziali, però un look l'abbiamo portato a casa. Come vi ho detto ci sono alcuni dupe all'interno, io ho scovato quelli di MAC, però Charm mi ricorda anche un po' quei duochrome di Nabla, super carini e super particolari. E bella, se vi piacciono i marroni e i verdi, insomma è una palette molto carina, che ha una buona qualità e con dei finish diversi e si può utilizzare tranquillamente tutti i giorni perché comunque ci sono dei colori molto nude in sé, però appunto con qualche tocco colorato. E non avevo mai provato questo tipo di palette di Catrice, però devo dire che sono rimasta molto contenta. Come sempre non vi posso dire altro perché è la prima volta che la provo e nonostante insomma i fail iniziali, questo è quello che mi sento di dirvi. E devo dire che questo fondotinta ha sempre un effetto pazzesco e cioè è proprio bello, mi sto vedendo nello schermino della videocamera e l'effetto è molto molto bello perché è coprente però comunque non è pesante e credo che sia il miglior fondo low cost, come vi ho già detto, che ho provato nell'ultimo periodo perché è molto uniforme, molto facile da stendere, molto leggero e quindi sì, è promosso.
E basta, se siete arrivati fino a qui lasciatemi un emoji verde qui sotto nei commenti e appunto fatemi sapere se vi è piaciuto il look, che cosa ne pensate, se vi ha invogliato a prendere la palette oppure ne avete provate altre o preferite saltare l'acquisto. E basta, ultimamente sto usando i gloss, cosa più unica che rara per me. Però devo dire che l'effetto è molto carino, anche se poi addosso mi viene sempre da far così. E niente, io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!